La fotografia in questo momento è una delle arti più dinamiche e più straordinarie in assoluto, la più potente forma di arte in questo momento. Riesce a unire la grande capacità di alcuni fotografi, quella di essere contemporaneamente con i piedi ben piantati per terra. Perché il fotografo, a differenza di chi scrive, deve andare sul luogo, si deve sporcare. Sappiamo quante volte i fotografi citano quanto consumi le suole, cammina tanto. Contemporaneamente però la bellezza di chi riesce a vedere la realtà e di metterci il proprio pensiero è quello che deve sognare. Quindi il fotografo documentarista ha questa estensione straordinaria perché tocca il fango ma ha la testa fra le nuvole. E quando ti riesci a portare entrambi questi momenti, tu hai la totale bellezza della vita. Che la vita è pensare con la testa fra le nuvole e poi ogni giorno uscire dal fango. Questo è il bello della fotografia di racconto. Una fotografia che poi trova tanti modi, tanti linguaggi, ma parte dal reale. Nothing personal. The Back Office of War is a project about global arms trade, and I have been working on it since 2016 in around 15 countries on 5 continents. And it's a gaze behind the curtains of the global arms trade at the exclusive arms fairs. So my idea was just to show the system behind it and not the people. I think the idea was not to show also only one country, but to show it in a global way, because these arms fairs, which are the total opposite of war, with finger food, with drinks, with good weather, and it's a huge playground for adults.